Queste sono le altre AVI Olympus lanciate oggi sul mercato mondiale e rappresentano l'evoluzione sulla piattaforma Olympus 5 delle scarpe da trail. Sono scarpe che consentono di estendere il range di utilizzo non soltanto ai podisti amatori evoluti, ma anche a quelli alle prime armi che volessero provare lo zero drop ma avessero paura di questo passo. E per capire a chi sono adatte, come al solito, partiamo dalle specifiche. Anche se non sono state rilasciate ufficialmente le specifiche, sono scarpe zero drop, 33 mm nel tallone, 33 mm nell'avampiede, pesano 312 grammi nella taglia US 9, anche se in realtà le mie bilance parlano di qualche grammo in meno, hanno uno spazio importante nell'avampiede, la solita mescola in Ego Max che vi consente comunque di proiettarvi in avanti, un ottimo grip grazie soprattutto alla battistrada in casa altra. Ovviamente non è come il mega grip delle Olympus 5, però comunque riuscirete non soltanto a correre velocemente ma anche nei cambi di direzione a restare ben incollati al terreno grazie a questo grip fantastico. Noi le abbiamo avute in super anteprima e in effetti nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni di scarpe altra, anche di scarpe che non sono ancora uscite sul mercato. Tra l'altro sarebbe davvero geniale se vi iscriveste al canale, anche perché nei prossimi giorni ci sarà la recensione delle Carbon Vanish, delle quali ho una grande opinione, ma sentiamo cosa ci ha raccontato Andrea delle AVI Olympus. Andrea, quali sono, dopo averle provate per 100 km, le caratteristiche di questa AVI Olympus che di fatto rappresenta una vera novità in casa altra rispetto ai modelli tradizionali? Sì, è vero. Il minimalismo l'ha lasciato perdere un po' tutti, altra, guarda qua, quant'è? 5 cm di intersuola, e devo dire che hanno creato una scarpa ultra protettiva per atleti oversize, al dire vero che poi anche le ho usate io senza problemi, quindi non sono ancora oversize, però direi che è una scarpa quindi che va bene un po' per tutti, ma che strizza l'occhio agli atleti più pesanti. Secondo te, Andrea, a chi sono adatte queste scarpe? Secondo me sono scarpe che, se mettiamo sempre il taglio a 75 kg, qua da 75 kg in su, quindi gli atleti un pochino più lenti e un pochino più pesanti. Per quali distanze le utilizzeresti, sapendo che comunque stiamo parlando di una scarpa che è zero drop e di fatto ti chiedo, è effettivamente secondo te, correndoci, zero drop? Ma devo dire che non mi ha affaticato tanto i polpacci, i tendini, nel senso quando uso le scarpe zero drop di solito sono anche poco ammortizzate, quindi ti affaticano un po' di più, questa poco e niente, devo dire che è una scarpa che si può utilizzare tutti i giorni per fare i lenti. Sicuramente per gli atleti più pesanti, quelli che vogliono chiudere la maratona in 5-6 ore, secondo me, va benissimo. Cosa ne pensi dell'intersuola in Ego Max, che ovviamente è un po' diversa rispetto a quella tradizionale di casa altra? Sì, non ho capito perché la chiamano sempre nella stessa maniera, ma non solo loro, un po' tutti, e poi cambia sempre di consistenza. Cioè, davvero non so, la roba chimica che renda la stessa schiuma un po' più dura, un po' più morbida. Sicuramente questa qua è una schiuma più dura, ci sta, perché alla fine se devi fare una scarpa con, cioè immagino una scarpa con così tanta schiuma morbida, senza piastre in carbonio o altre che le tengono stabili, ciao. E quindi ci sta come scelta di usare una schiuma un po' così dura, diciamo che per gli atleti un pochino più pesanti è un finto problema, perché ups, come si dice, la schiaccerebbero quel giusto che le rende per assurdo morbide per loro. Andrea, a livello di calzata suggerisci stesso numero o mezzo numero in più? Direi stesso numero, assolutamente, questa fa parte del nuovo corso di Altra, la misura rispecchia quella giusta, diciamo. Cosa ne pensi di questa tomaia? Come l'hai vista e valutata durante queste giornate un po' uggiose, anche se negli ultimi giorni abbiamo notato il ritorno del sole? Sono riuscito a prendere poca acqua, ma devo dire che la tomaia è quella classica, non ha difetti, è una tomaia davvero, cioè, buona, non saprei dirti, è quella che vorresti su una scarpa da corsa da
una scarpa da lento la vorresti con una tomaia del genere, diciamo. Sempre la prova del tallone, morbido, però ci sta nella filosofia di Altra. A parte che davvero continuo a non capire la differenza tra tallone con conchiglia e senza, perché davvero non ne noto così tanta differenza su determinate scarpe. Secondo te questa scarpa è stabile, o almeno è più stabile rispetto alle altre dell'azienda americana, e cosa ne pensi? Guarda, la pianta del piede è stralarga, ci potresti fare come Gesù, correre sull'acqua. E quindi sì, sono molto stabili, e sono stabili perché comunque la schiuma è dura. Qua c'è una specie di guida, questa specie di ultimo pezzo di intersuola fa un po' da collarino, quindi il piede non cede, la scarpa è davvero larga come impronte, quindi direi che per i pronatori va benissimo. Cosa ne pensi dell'idea di Altra di fare un mix tra trail e scarpe da strada? In questo caso le Via Olympus derivano dalle Olympus 5 da trail, come le hai viste e cosa ne pensi? Sì, questa secondo me non è un misto, è proprio una scarpa da strada, l'ho provato su pista bianca, va bene, non ce la vedo bene nelle discese, nei single track, compagnia bella, che non sai mai come devi mettere il piede, sono abbastanza alte, non mi fanno impazzire. Come hai visto invece il battistrada, che assolutamente dura parecchio, ma cosa ne pensi? Il battistrada è fatto di due colori diversi, sembrerebbe quasi che il nero si consumi di più dell'arancione. Forse perché l'arancione è anche più interno, non lo so. Comunque si sta consumacchiando un pochino, a dispetto di altre, sembra che si consumi un pochino di più, però è abbastanza intagliata, quindi anche se si consuma ce ne vuole per cancellare via tutta la gomma. Secondo te, Andrea, quali sono i difetti di questa scarpa a livello di costruzione? Forse era il caso di farla provare un atleta da 90 kg per fare un po' di gare e allenamenti, perché siamo sempre lì. Per un atleta da 60 kg va bene, la senti un po' dura, 60 kg mi piacerebbe essere 60 kg, però un atleta leggero non riesce a schiacciarla a dovere, quindi rimane comunque abbastanza duretta e relativamente lenta, però nasce per quello, quindi secondo me per un atleta abbastanza pesante e lento è perfetta. Non ha difetti, secondo me è nata per quello e il suo lavoro lo fa benissimo. E secondo te, Andrea, qual è la durata di questa scarpa? Sai che ci sono quelli che portano le scarpe sopra i 1000 km, secondo me questa li può fare tranquillamente. C'è comunque tanta schiuma che si comprime poco, secondo me la tomaia mi sembra super. È ovvio che se pesi 90 kg non le puoi portare a 1200 km, se le dovessi usare io, secondo me a 1200 km le porto. Mi sono abbastanza lanciato, ma ho sempre letto gli 800 canonici, ma devo dire che questa qua secondo me può durare di più. E questa la utilizzeresti anche tutti i giorni nonostante abbia lo zero drop, oppure la alterneresti con una scarpa un po' più protettiva? No, più che protettiva è una scarpa un po' più dinamica, perché te l'ho detto, secondo me è straprotettiva, il drop lo senti ma non lo senti, nel senso non è come, ripeto, forse mi davano più problemi i polpacci quelle con poca ammortizzazione, con poca schiuma, questa ce n'è talmente tanta che comunque non hai grossi problemi ai polpacci, però mi piacerebbe avere almeno io una scarpa un pochino più vivace da metterci insieme, quindi questa la utilizzerei forse nelle corse davvero di scarico, dove non hai neanche voglia di uscire perché sei stanco, secondo me ci sta. Quindi in conclusione questa scarpa estende il numero di podisti amatori che vogliono provare una scarpa zero drop, perché comunque non è così estrema. È estrema nel suo essere così alta, così protettiva, però sì, in effetti come scarpa zero drop non è così estrema, quindi sì, ci sta quello che hai detto, confermo. Va bene, grazie Andrea, stay strong, keep running, andiamo a farci una corsetta, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.